Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you and all the things you do. And it was called yellow. So then I took my time. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. You're scared. Oh yeah, you're skin and bone. Turning to something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. Across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line. I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. You, I bleed myself dry. Look how they shine for you and all the things in you. Hey, everyone. Cari amici, volevo... Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a Micello Villa Vicentina, benvenuti a Pensieri e Parole per Giulio, a tutti gli amici ospiti
qui in sala e anche al Popolo Giallo che ci segue dalla diretta sui social. Il 25 gennaio, ormai da 6 anni, tristemente ma orgogliosamente per la vicinanza alla famiglia di Giulio, è per la nostra comunità un anniversario importante. Giornata, ogni 25 gennaio si svolge in un modo speciale e poi si chiude ritrovandoci in questa sala nella serata. Questa mattina abbiamo inaugurato ufficialmente, perché si è l'iter burocratico ufficiale, l'intitolazione, abbiamo intitolato il Parco Scolastico al nostro caro Giulio, e abbiamo svolto presso panchine gialle inaugurate l'anno scorso una bellissima iniziativa a cui ha aderito veramente con grande trasporto tutta la comunità, le associazioni, la scuola, il nostro governo dei giovani, una maratona di lettura che ha creato un bellissimo collage di pensieri e di parole su Giulio, su quello che ha fatto, soprattutto sui diritti umani. E riguardo la partecipazione vorrei davvero ringraziare sicuramente tutti i colleghi, i sindaci e le amministrazioni del territorio che mi sono e ci sono vicine fin dal primo momento e che sono qui presenti in sala. Ma non solo, questa volta, lo dicevo prima, era un'impresa, il Covid con tutte le protocolli ha davvero mosso mari e monti per far sì che questa giornata si potesse, e finora sicuramente nel migliore dei modi. Quindi davvero un ringraziamento a tutta la mia e la nostra comunità che si prodiga da sempre per stare vicino alla famiglia di Giulio. Quindi io vi auguro una buona serata e l'invito per chi ci segue da casa ad accendere un piccolo segno giallo di vicinanza a Giulio. Quindi grazie ancora a tutti per essere qui, siamo una grande famiglia gialla. Buona serata a tutti. Buonasera, io mi chiamo Beppe Giulietti e farei il presidente della Federazione della Stampa, però per l'astuzia malefica dell'avvocata Ballerini, in questo caso non l'astuzia della storia, mi ha chiesto anche di dare una mano, giusto? A condurre, io ci proverò, ma ho dei validi aiutanti perché ho dei gaffe terribili, vorrei evitarle in questa sede. Proverei soltanto una, magari assieme a voi, se possiamo. Magari così ci sentono bene. Facciamo un applauso a tutte le persone che sono collegate e che fanno parte di questa grande assemblea. Perché credo che facciano parte di questa famiglia, di questa comunità. Io ho voluto dirlo come faccio ogni tanto, mi comporto anche con le mie colleghe e colleghi giornalisti, ma fatemi ringraziare chi continua a animare tutti i giorni con garbo e correttezza la scorta mediatica. Se posso un altro applauso, io lo chiuderei a questo straordinario, non li ho visti ma li ho letti oggi. Ragazze e ragazzi che insieme a voi la comunità animata la giornata dedicata ai diritti e alla richiesta di verità e giustizia. Ringraziamoli. Anche perché Giulio è stato questa comunità. Io devo dire scuse a chi ho maltrattato in queste ore, quindi a qualche mio amico. Ma credo che di fronte a un evento delicato, come l'incontro di ieri col Presidente del Consiglio e la Ministra Cartabia, ci voglia rispetto e grande attenzione. Io ho visto che ieri già si aprivano dibattiti sui siti, chi parlava, chi giudicava, chi si manifestava proprio. Per essere chiaro, diciamo, non c'entra niente. Il solo fatto che questa famiglia è legale, dopo l'udienza del 14, abbiano udienza e posso, non voglio neanche sapere che si sono detti, ma quell'evento è un evento che rafforza la richiesta di verità e giustizia. Poi ciascuno mantiene il giudizio politico che crede.
non siamo noi che possiamo sostituirci alla famiglia. Per me la scorta mediatica sta un passo avanti. Quindi non ci si sovrappone neanche nel giudizio. Il Papa, nella giornata delle comunicazioni sociali, sapete che sono maniacale, nelle Francesco di Sale, ha invitato a illuminare le zone buie, ma anche ad apprezzare il silenzio. Ci sono dei momenti in cui bisogna apprezzare il silenzio. Gli artisti, i musicisti presenti e quelli che si collegheranno conoscono e insegnano il valore delle pause e dei silenzi. Ci sono poeti che hanno apprezzato l'incibile e l'ineffabile. L'incontro di finire, vi chiedo scusa per poco che ho capito io, è un silenzio che parla. E se posso aggiungere, è un silenzio conquistato. Sia pure dentro contraddizioni esistenti, ambiguità, opportunismi, rapporti illeciti. Ma un muro è stato rotto. E non è stato rotto a caso, e quando io vengo qua, non so voi, speranza. Talvolta prevale la rabbia. Però diciamoci una cosa, se no sembra che sia inutile il lavoro di questi anni. E non è così. Diceva un altro, qui c'è Gianni Cupero, queste cose me le insegna. Diceva Dossetti, cerca nel buio una luce. E allora grazie a questa famiglia, grazie ad Alessandra Ballerini, alle artisti, ad ogni singolo gesto di solidarietà quasi apparso in questa settimana, si è costruita una catena, ma quella catena, vorrei convincere me stesso, è servita. La porta mediatica è servita e servirà. La grande manifestazione di Genova che avete visto è stata straordinaria per la qualità di persone diverse che hanno partecipato. La catena si è allungata. Il 14 non è stata, come ho sentito dire all'uscita, oddio, una sconfitta. C'è stato un tentativo, giusto Alessandra, di rilassare, ma chi sono quei quattro? Andateli a prendere, dateci documenti. Se posso ricordare due famiglie, io sì, ancora so che ti posso fare, sono un po'. La cosa che più mi ha colpito dell'udienza del 14, posso dirvi qual è stata? Una famiglia che ha perso un figlio in Colombia, l'avvocato Alessandra Ballerini, persino profanato la tomba in queste ore. La famiglia Paciolla, che è venuta là, che si è messo in fila per andare a salutare la famiglia Regeni. Forse merita un applauso una famiglia che ha una ferita. E insieme a questa famiglia, vedete, il suggerimento me l'hanno dato loro, la famiglia Reseni. Io ne ricordo un'altra che invoca verità e giustizia, la famiglia Rocchelli, un ragazzo ammazzato in Ucraina, sappiamo la verità ma non sappiamo la giustizia, partecipano ogni volta loro dicendo, ma ricordatevi di Giulia, secondo me la solidarietà operante attiva, della memoria che fa cose, ricordatevi di quel Giulio e di quella Giulia che carcere dell'Egitto, che pregano in un altro modo e hanno un altro colore della pelle. E queste famiglie hanno una capacità di trasformare il dolore in azione. Quindi è una catena allargata. Vi porto due inviti a proposito di una catena che si è allargata, che forse vi faranno piacere. Oggi stiamo portando dei riconoscimenti di articolo 21 che compie 20 anni, alla sorpresa spero grata. Siamo andati in primo luogo a Marzabotto, alle radici della Costituzione. Quella comunità uscendo ti ha detto, potete dire una cosa alla comunità di Fiumicello? Vorremmo il 25 aprile la famiglia Regeni, vorremmo avere il governo dei giovani, il consiglio comunale dei giovani di Marzabotto e metterli assieme, non per commemorare chi non c'è più, ma per indicare un futuro di verità e di giustizia. Io vi porto il loro invito e ricordo quello straordinario invito che Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ha fatto a tutti voi, di essere il 9 maggio anniversario dell'assassinio di Peppino Impastato alla Casa della Memoria nel suo paese. Peppino fu ammazzato, ci fu depistaggio, addirittura fu diffamato, è una vicenda che ha molti tratti in comune, spero che potremo andare tutti assieme lì. Ecco perché volevo sottolineare che quegli impegni non sono stati ottenuti dall'alto, ma sono stati reclamati. Se qualcosa può fare la scorta mediatica, quasi terminato. So che qualcuno già lo fa, raccogliamo i loro inviti perché sono loro, noi dobbiamo ascoltare la loro voce, non amplificare. Cerchiamo i quattro nomi di ripeterli ogni giorno per radio, per televisione, per i siti. Andiamo anche sui canali stranieri,
Cerchiamo di ridurre il margine della discrezionalità. Facciamo che quei nomi ben noti al governo egiziano arrivino ovunque e consentano alla giustizia italiana, tal'altro aggredita da quel regime, di poter arrivare a conclusione. La scorta mediatica va contro quell'indifferenza che Antonio Gramsci riteneva essere una delle peggiori pesti collettive che può accadere ad una comunità. Verità e giustizia. Se voi mi consentite, così poi recuperiamo anche tempo, vorrei fare un piccolo fuori programma, che però allora è stato annunciato. A me farebbe molto il nome della comunità di articolo 21, qui c'è Rivorrei qua con me però, perché è protagonista da solo. Fabio Martini, che presiede articolo 21 di questa regione, Cristiano Degano dell'Ordine dei giornalisti, so che c'è anche Carlo Muscatello, noi vorremmo fare un piccolo riconoscimento. Vorremmo, per i 20 anni di articolo 21, indicare delle comunità nelle persone. Ci piacerebbe indicare delle comunità che si prendono cura della vita degli altri. La frase ovviamente non è mia, ma è una frase che fu utilizzata da Domani. Cioè premiare chi oltre, diciamo, a guardare se stesso, si ricordano che esistono donne e uomini che soffrono ogni giorno. Siamo stati Lucchetta, Ota ed Angelo, furono ammazzati 28 anni fa. Lucchetta prega di abbracciarvi, e così la comunità di Linea d'Ombra, che cura i piedi di chi cerca speranza, mi dice di portarvi saluti. Noi abbiamo due brevissime tessere onorarie molto modeste. Fabiana, se vieni qui, ho pensato di dare alla comunità che chiede verità e giustizia, ma assieme a loro la vogliamo dedicare al Consiglio dei Giovani per creare proprio un filo memoria. Spero che vi possa essere gradita, Fabiana. Non voglio esaurire io, ma che tutto loro. Grazie. Che sul sindaco, grazie del governo dei giovani. Cristiano De Gesso. Esistono persone più discrete di me, prego. È un piccolo omaggio, sai, tra i fondatori di articolo ricordare qui, oltre a Sergio Lebri e Enzo Biagi, c'è un italiano che non c'è più, che c'è stato spesso vicino e che aveva una grande passione per la Costituzione, il Parlamento europeo, Davide Sassoli, quindi lo consegno a nome di tutta questa comunità. C'è scritto che tocca al governo dei giovani, ho detto giusto? E questa è la scaletta, perfetto, quindi io non so, gli lascio il microfono in gestione, a chi lo do? All'autorità istituzionale? Lo do a te, vieni. No, sembro cattivo, ma non è vero. Puoi venire sereno. Sì, questo va bene, perché io faccio... Buonasera a tutti, sono Dorian Zuppetto, il sindaco del 13° mandato del governo dei giovani di Fiumicello Villa Vicentina. Vi porto sul consiglio dei ragazzi. Sera ci sono Emily Bilastro, vice sindaco ed assessore alla comunicazione e informazione, Sofia Lidia Rusin, assessore alla cultura e istruzione, Elia Gasparini, assessore alle politiche ambientali, Cristiana De Mori, consigliere allo sport e tempo libero, e Gina le politiche. Ringrazio Beppe Giulietti da parte di tutto il governo dei giovani per questo riconoscimento. È una grande emozione per noi essere qui con voi tutti. Per Giulio abbiamo partecipato alla maratona di lettura e all'inaugurazione del parco scolastico Giulio Regeni. Uno spazio verde è molto frequentato da bambini e ragazzi. Il parco dove ci sono anche le panchine gialle. Il governo dei giovani le ha utilizzate molto quest'estate per le sue attività. Ha realizzato molti progetti, alcuni dei quali erano già stati fatti quando Giulio era sindaco del governo dei giovani. Lì possiamo esprimerci liberamente,
possiamo esercitare la nostra libertà di espressione come in tutte le altre attività che facciamo con il nostro consiglio dei ragazzi, supportati dall'amministrazione comunale e dalle nostre famiglie. Stasera abbiamo ascoltato e ascolteremo tanti interventi, ricordi, pensieri, riflessioni dedicate a Giulio, parole importanti e ricche di significati che descrivono la sua bellezza, il suo desiderio di conoscere e il suo essere cittadino del mondo. Voglio ora leggere alcuni versi della filastrocca di Gianni Rodari, filastrocca delle parole. Tanti chi ne vuole, di parole ho la testa piena, con dentro la luna e la balena. C'è qualche parola un po' bisbetica, spera, aritmetica, ma le più belle che ho nel cuore le sento. Mamma, amore, ci sono parole per gli amici, buongiorno, buon anno, siate felici. Parole belle e parole buone, per ogni sorta di persone. Tante parole belle e parole buone nella nostra mente e nel nostro cuore. Le parole di oggi, ci devono sempre accompagnare. Sono verità e giustizia per Giulio Regeni. E Giulio continua a fare cose, assieme a tutti noi. Grazie mille per l'attenzione e l'ascolto. Buona serata. No, ti ringrazio del grazie, ma guarda, veramente io sono intervenuto a nome di una comunità, poi questa scelta. Diana Martini e Cristiano Degano, quindi io li ringrazio, ci ho messo la voce, ma loro tutti i giorni in questa terra portano avanti questo impegno e li voglio ringraziare. Fatemi magari fare un applauso tutti assieme, perché qui c'è Lorenzo Terranea, è lui che ci sta regalando questi straordinari. Grazie, no, ricordatemi per comprendere che c'è una comunità al lavoro. Adesso, se non leggo male, possibilissimo, abbiamo due video di due amici che da sempre. Che erano anche a Genova, all'ultima grande iniziativa. Io non so a chi devo dare il via. Cari amici, volevo salutare e scusarmi per non essere con voi. Questa è la prima volta, non riesco a essere a Fiumicello, ma c'è stato un piccolo intoppo. Praticamente il resto della mia famiglia ha il Covid, la mia compagna e mia figlia. A parte lo spavento iniziale, insomma, ora la cosa si sta tranquillizzando, c'è una luce in fondo al tunnel, però siamo in quarantena. Io incredibilmente non ho preso il Covid. E sono però da 5 giorni con mia figlia, io e lei, da solo in casa. E oggi mia figlia mi ha preso, mi ha portato all'ingresso di casa nostra. Non ho capito se era un invito per fare una passeggiata, perché poveraccia è stanca, oppure proprio invito per farmi uscire da casa perché è stanca. E io oggi pomeriggio ho aperto tutte le finestre per abbassare la temperatura e ritirare il clima di Fiumicello per una sorta di vicinanza, per stare vicino a voi, ma credo che a Roma non ci si riesca il clima di Fiumicello. Volevo dirvi però che giovedì prossimo su TV8, quindi in chiaro, non ci sono abbonamenti da fare, andrà in onda la puntata del testimone su Giulio. Quindi giovedì prossimo 21:30 TV8, per tutti, non c'è bisogno di fare un abbonamento. Speriamo di vederci il prossimo anno a Fiumicello o molto probabilmente davanti a Piazzale Clodio a Roma per questo faticoso processo. Tante belle cose, grazie. Salve a tutte e a tutti. E mi dispiace di non poter stare lì con voi, ma sono contento di poter mandare un messaggio per esserci almeno in maniera virtuale. Un messaggio che voglio leggere, che ho scritto e voglio leggere, perché voglio citare proprio le parole precise delle persone che ho intervistato. Quando raccolgo le storie di persone uccise, mi colpisce un fatto comune a tutti i conti, sia che si tratti di ragazzi molto giovani, come Davide Bifolco, che aveva 16 anni, Ugo Russo, che ne aveva 15, Federico Aldrovandi, che ne aveva 18, ma anche Giuseppe Uva, che ne aveva 43,
Giulio non aveva neanche 30 anni. Il fatto che mi colpisce, più che un fatto, è un pensiero. Il pensiero sempre presente in tutti i racconti, sia che si parli di Giulio, Federico, Davide, Ugo, Stefano, eccetera. Le persone che ne parlano raccontano di quando erano bambini. Spesso cominciano proprio parlando della loro infanzia. Patrizia Aldrovandi mi parla addirittura della gravidanza, perché Federico è nato prematuro ed è stato messo nell'incubatrice. Il primo episodio che racconta della vita del figlio è quando prendeva il latte con un tubicino, dice Patrizia. E un'infermiera, sono le sue parole, un'infermiera gli ha messo il latte in trachea, che gli andava nei polmoni rischiando di soffrirlo. E ha avuto una polmonite proprio per questa goccia di latte che è andata in un polmoncino. Così ha lottato per la vita fin da piccolissimo. Un giorno Patrizia arriva all'ospedale e quando raggiunge la neonatologia trova la termoculla di Federico. Dice lei, dice, è circondata, ci saranno state 6-7 persone. E allora mi è venuto un colpo, perché non capivo. E dopo un po' che ero lì, una di loro si è accorta che ero lì e mi ha sorriso. Allora sono andata dentro e lui, che era così, e si era tirato via tutti i tubi, non ne voleva più sapere. E stava urlando con quanto fiato aveva, poco, ma urlava. Aveva tutta la voce gracchiante. Però aveva deciso che non ne voleva più sapere di quella cosa. Era tosto. Flora, la mamma di Davide Bifolco, ucciso a 16 anni da un carabiniere a Rione Traiano a Napoli, anche quando Flora mi racconta quello che è successo poche ore prima della sua morte, me lo racconta di Davide come un bambino che torna a casa e non ha fame. Dice che Davide, dice Flora, non ha mangiato. Prima mi chiese il purè e una fetta di arrosto e io ci ho fatto sta fetta d'arrosto. È venuto le 8 a mangiare e non ha mangiato. E io dissi, ti ho fatto il purè e l'arrosto, perché non hai mangiato? Ti sei mangiato qualche schifezza? Lui disse no. E io dissi, vieni presto, tuo padre stasera non c'è. E lui disse, bello, bello, dormo con te, prepara il pigiama. E io ci ho preparato il pigiama, l'ho messo al posto del padre sul letto, che lo aspettavo. 16 anni aveva Davide e 18 anni aveva Federico. È facile pensare che la maggior parte dei ricordi che si hanno di queste due persone riguardano l'infanzia o comunque ci presentano un'immagine di loro che non è ancora completamente adulta, soprattutto perché a parlarne sono le mamme. Ma quando Lucia Uva parla di suo fratello Giuseppe, utilizza lo stesso codice. Quando raccontiamo, mettiamo a disposizione del nostro interlocutore non solo le informazioni, ma anche le istruzioni per decodificarle, un po' come quando compriamo una lavatrice che, oltre all'elettrodomestico, leggiamo pure le istruzioni per funzionare. Patrizia Aldrovandi e Flora Bifolco ci stanno dicendo come i madri Federico e Davide, ci stanno dicendo che i loro due figli sono bambini, rimasti bambini. La storia non si è conclusa, è rimasta all'inizio. Ma Lucia Uva non è la mamma di Giuseppe, e soprattutto Giuseppe è campato fino all'età di 43 anni. Ma Lucia dice lo stesso che Giuseppe, dice Lucia, era un ragazzo giocherellone, le sue maracelle le ha fatte, diciamo, era un uomo bambino, mi considero anch'io così, perché noi siamo bambini eterni, dice. Diciamo che non siamo diventati, e ancora tutt'oggi con le maracelle siamo sempre rimasti giocherelloni, e Pino era un giocherellone, non era un uomo che con l'età, avendo 43 anni, fosse diventato un bambino, non era un ragazzo di rancori che odiava, o che se litigava con noi ce l'avesse con noi, no, era un ragazzo semplice. Questo ricordo c'ho io di Giuseppe, proprio questa sua voglia di vivere, prendere in giro i suoi fratelli, gli scherzi, è rimasto questo. Era giocherellone, era un uomo bambino, Giuseppe, un bambino eterno. Quando rileggo la trascrizione delle interviste mi stupisco sempre della precisione nella scelta delle parole. Le persone che hanno bisogno di raccontare trovano sempre le parole migliori per dire quello che devono dire. Lucia Uva ha trovato questa definizione esatta, un bambino eterno. Pasolini scriveva che la vita è come un lungo piano sequenza. Quando moriamo si può prendere questa lunga serie di immagini, questi milioni di chilometri di pellicola e tagliare, montare un film con un inizio e con una fine. Non appena uno è morto, scrive Pasolini, infatti si attua della sua vita appena conclusa una rapida sintesi. Ma questo accade quando la persona che muore è arrivata a compiere almeno una parte importante delle sue azioni. Per Davide,
ucciso a 16 anni. Non è andata così. E nemmeno per Federico, ucciso a 18 anni. Ma nemmeno per Giuseppe, che è morto a 43 anni. Nei loro racconti fanno tutti una denuncia importante, senza entrare nel particolare. Allora. No, non è sì, ho provato, diciamo. Salve, salve a tutte e a tutti. E questo accade quando la persona che muore è arrivata a compiere almeno una parte importante delle sue azioni. Per Davide, ucciso a 16 anni, non è andata così. E nemmeno per Federico, ucciso a 18 anni. Ma nemmeno per Giuseppe, che è morto a 43 anni. Nei loro racconti fanno tutti una denuncia importante. Adesso mi pare che nella scaletta di vedere un nome di una persona che io ho conosciuto questa sera, che però ricordo che ha nel cuore una grande passione per i diritti civili, credo di averlo visto più volte a tutte le nostre iniziative, ed è Gianni Cuperlo. Prego. Naturalmente non è vero che l'ho visto stasera, era una orrenda finzione per guadagnare secondi. Prego. Buonasera. Buonasera e grazie. Io qualche mese fa, vivo a Roma da tanti anni ormai, qualche mese fa, un anno fa, sono andato alla Galleria Sordi di fianco a Palazzo Chigi perché avevano allestito una pedana e presentato il libro Giulio fa cose. Erano lì, c'erano tante persone ad ascoltare il loro racconto e io sono andato lì, mi sono messo in fondo ad ascoltare perché mi incuriosiva anche il titolo di quel Giulio Facoso. Avevate spiegato benissimo che cosa volevate dire con quel titolo. Poi è passato del tempo, ci siamo rivisti altre volte a Piazza Le Clodio all'ingresso del tribunale e questa mattina però ho capito, fine mattinata, ho capito davvero che cosa vuol dire Giulio fa cose, perché io stamani mi sono alzato presto, sono partito da Roma, poi come sempre ho fatto il carro della Freccia a Mestre, ho preso l'Intercity per Trieste e al binario 2 mi sono avvicinati due giovani, che forse sono in questa sala, non lo so, si sono avvicinati dicendo se potevano salutare e mi hanno spiegato che sono due dottorandi, sono partiti da Genova e mi hanno detto siamo due dottori di ricerca in diritto costituzionale e siamo partiti stamani da Genova perché a Fiumicello ci dobbiamo essere, per Giulio dobbiamo andare. E allora li ho ringraziati, senza avere il titolo per farlo, però ho capito che cosa vuol dire Giulio fa cose. Vuol dire trasmettere il sentimento, il senso di questi anni. Però c'è un'altra ragione che mi aveva portato riassorbi, sarei venuto comunque, però una ragione in più è che per io e l'età che aveva Giulio poteva essere mio figlio e i casi della vita, gli accidenti della vita, però vivo a Roma da tanti anni ma sono triestino, al ginnasio, al liceo, nella stessa scuola, nello stesso istituto, Francesco Petrani ha trascorso una parte del suo studio. E qui con me c'è Roberto Cosolini, che è stato sindaco di Trieste, che ha la stessa condivisione di anni prima, io e lui, rispetto a Giulio. Però quando ho scoperto che c'è anche questo elemento, questo collegamento, è inevitabile nella nostra vita costruire delle immagini che sono virtuali, perché non le abbiamo vissute, ma dentro di te. Perché siccome io in quell'istituto sono entrato per degli anni, ho salito quei gradini, sono seduto in quelle classi,
ho pensato che Giulio aveva salito quei gradini, era entrato in seduto a quegli stessi banchi, e c'è un legame da questo punto di vista che ti fa quale sia il collegamento tra la nostra vita, quella che noi abbiamo vissuto, e la vita di qualcun altro che ha vissuto una vita diversa da noi e molto più breve, e che si è interrotta bruscamente. Si è interrotta perché degli altri e degli altri funzionari dello Stato egiziano hanno profanato il corpo, hanno spento quella vita, e per lo stesso tempo hanno anche aggredito e ferito e violato la dignità, la sovranità, l'indipendenza di un paese come il nostro, che ha il dovere politico, etico, morale di perseguire i responsabili di quel crimine e di perseguire i mandanti dei responsabili di quel crimine. E non ci può essere nessuna giustificazione, nessun alibi per impedire che questa battaglia vada fino in fondo. Non ci può essere nessun senso del realismo politico a impedire che si faccia verità e giustizia piena su quell'episodio. E dovremmo capirlo, dovrebbe capirlo questo Paese, ed è importante l'incontro, l'ha detto Beppe, l'incontro che ha avuto ieri con il Presidente Draghi, con la Ministra Cartabia. Ho letto che la Ministra ha preso l'impegno a recarsi personalmente al Cairo per chiedere che siano resi pubblici, noti, gli indirizzi di quegli imputati per poter proseguire nell'azione del chiarimento processuale. Ma capire che dobbiamo andare fino in fondo, che non ci può essere nessuna ragione che impedisca alla verità e alla giustizia di farsi strada, neppure gli interessi economici, commerciali, devono necessariamente sempre venire dopo il punto della dignità e della sovranità di un paese. Se non lo capisce la politica, a volte l'ha capito prima della politica la cultura. Allora vi lascio, perché siamo sulle tavole di un teatro, un piccolo palcoscenico, ma il 25 marzo ci sono uomini di cultura qui e donne di cultura, quindi sanno queste cose molto meglio di me, artisti, ma il 25 marzo del 1945 al Teatro San Carlo di Napoli debuttò forse il capolavoro di Eduardo, è la Napoli milionaria. Gennaro Iovine torna dalla guerra, trova una famiglia cambiata. Volta, la moglie si è arrangiata con la borsa nera, il figlio più grande fa dei piccoli furtarelli, la figlia maggiore è rimasta incinta di un soldato americano, persino la bambina più piccola prende una cattiva strada. I primi due atti sono la commedia di Eduardo, il terzo atto, che è una tragedia diversa nella commedia di Eduardo, perché la si ammala, la medicina che non si trova in tutta Napoli, e la madre. E il vicino del basso affianco, che la madre ha rovinato con la borsa nera, presenta nella cucina del basso di Amalia e di Gennaro Iovine e dice: la medicina è questa. E lei, la donna, esasperata: cosa volete per quella medicina? Lui dice: non è giusto che la creatura paghi per le vostre colpe. Il medico va nella stanza a fianco a somministrare la medicina, e c'è un dialogo tra moglie, Gennaro, Edoardo e Amalia. E lei chiede al marito: che cosa è successo che ha stravolto così la nostra vita, il nostro modo di pensare, i nostri... E lui estrae dei biglietti, delle banconote da 1000, dalla cassetta, e dice: questo è successo, che questi fogli di carta ti hanno fatto battere il cuore e hai perso il senso della realtà, il senso delle cose che contano davvero. E lei capisce, ed esce il medico dalla stanza e pronuncia quella battuta che un triestino Fiumicello non potrà mai pronunciare in napoletano, che deve passare, ma insomma la battuta è quella lì, e la notte è l'Italia, e la bambina è l'Italia, in quel momento 1945. E allora ci fu un grande applauso alla fine di quell'opera. Raffaele Viviani salì sul palco, abbracciò Eduardo, e ti ha dato voce al dolore di un popolo, e voi state facendo questo in questi anni, voi con Giulio Faccosa state facendo questo, state aiutando questo paese a capire che la notte deve passare. E la notte è anche quell'idea per cui la nostra dignità, la nostra sovranità di grande paese, con una grande storia, con una grande tradizione, non potrà mai sacrificare questa dignità in ragione di interessi di altro genere, che sia quel genere di interessi. Vittorio Foa diceva, grande vecchio del Novecento, che il secolo l'ha attraversato, diceva ai ragazzi dell'Istituto di Formia, dove si ispirava alla storia del Novecento, pochi anni prima di andarsene, diceva:
valori non si insegnano, i valori si vivono. Giulio li ha vissuti, voi li state insegnando. La cosa di queste due dimensioni è la ricchezza di questa sala. Grazie. Due video. Grazie intanto. Video di uno di Luciana, non devo presentarvi, una è Luciana Littizzetto, quindi non c'è bisogno che io aggiunga cose, e l'altro è Mauro Biani, che se posso solo una battuta, con il suo disegno quotidiano talvolta è più efficace di centinaia di editoriali, quindi Luciana Littizzetto e Mauro Biani. Allora, ciao Paola, ciao Claudio, ciao Alessandra. Purtroppo non posso essere lì in presenza da voi, ma ci sono col cuore. Questo è un po' finto, ma quello vero c'è. Sono contenta anche del colloquio che ho letto avete fatto con la Cartabia e con Draghi, e io penso che questo in tempo di elezioni non sia scontato, e penso anche che si sono presi degli impegni con delle date, e questo è notevole. Cerco di trovare, credo come voi, dei piccoli segnali di vita nonostante le mazzate, le ultime mazzate, e volevo dirvi che voi siete bravissimi, però io devo dirvelo, perché dare un senso a questa perdita, che credo sia proprio un'impresa titanica, è proprio complicato, ma voi ci state riuscendo, e lo fate per Giulio ovviamente, anche per voi ovviamente, ma volevo dirvi che per proprietà transitiva lo state facendo anche per noi, perché siete un esempio, e per questo vi ringrazio, perché ci state insegnando a non farci sopraffare dal dolore, dalla rabbia e dallo sconforto, ma anche siete un modello di tenacia, di costanza, di pazienza, di perseveranza, perché il vostro cammino, nonostante tutti questi intoppi, non si è mai fermato. E come forse siete anche dei bravi camminatori in montagna, avete passo saldo, continuo, magari anche lento, ma sicuro, e questo nonostante gli ostacoli, e la luce gialla di Giulio non si è mai spenta. Questo è fantastico dopo 6 anni, perché vuol dire che questo, la memoria sua, dà un senso al nostro quotidiano, ma dà un senso anche al nostro futuro, perché è da lì che passa tutto. E quindi io penso che dopo questo ci serve, perché dopo Giulio tantissime altre persone sono state incarcerate, torturate, alcune sono sparite, non si sa neanche che fine abbia fatto, e credo che Giulio volesse, come tanti di noi, capire bene come stanno le cose e soprattutto provare a cambiarle. Quindi questo credo che sia il messaggio che ci lascia, cioè cercare di capire in profondità come sono andate le cose, trovare i responsabili per poi cambiare davvero concretamente le cose. Io penso che sia possibile, penso che la vita sia complessa, questa sia una storia super complessa, ma è possibile. Il tempo passa e vogliono farci dimenticare, ma noi non ci dimentichiamo, che se lo levino dalla testa, la luce di Giulio è sempre accesa. Eccomi, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Avrei voluto essere lì con voi fisicamente, speriamo di incontrarci presto. Io credo che Giulio continua ancora a fare cose, e continua, perché tiene insieme, per esempio, una rete di giovani di tutto il mondo, che nel suo nome, La ricerca della verità, la sua morte, porta avanti quelli che sono i suoi ideali, che sono stati i suoi ideali e le sue speranze. E poi scrive a caratteri nitidi, io credo, la differenza tra ed è questa secondo me la cosa forse più importante sempre sottolineare, ed un regime autoritario e la democrazia e i valori, e quelli che sono i suoi valori e quelli che erano i valori appunto di Giulio, deve pretendere la verità su un destino di un ragazzo che è educato alla libertà, come giusto, e che si fidava e andava incontro al mondo. Io credo che questo sia forse il messaggio principale, è quello che deve spingere tutti noi a continuare a cercare la verità e a pretenderla, perché è come se appunto pretendessimo
giustamente rivendicassimo quello che è l'essenza della democrazia e che è la differenza appunto tra una democrazia e un regime autoritario. Io sarò sempre accanto a voi per quello che posso, per quel piccolo che posso e forza, forza. Buonasera e grazie per questo invito. Devo dire che è molto, molto difficile per me salire su questo palco e tirare fuori delle parole che esprimano insomma di emozioni che ogni volta nascono quando si parla di Giulio. È un mix che va da rabbia ad altri momenti in cui, anche grazie alla porta mediatica, si capisce che ci sono dei passi in avanti positivi e delle cose positive. Però onestamente mi sento di dirvi che sono più i momenti di rabbia che io provo. Quando sento l'andamento della vostra vicenda. È anche vero che però quando scrivo ad Alessandro, quando vi ho conosciuto o vi leggo in altri contesti, mi rendo conto di avere di fronte delle persone con una forza incredibile e che sono un esempio, devono essere un esempio lo sono per me, che sono qui come padre, come cittadino, prima che come ciclista che ha vinto una maglia rosa. E come ha detto già qualcuno, questo paese ha bisogno di persone come voi. Abbiamo bisogno di tutti quanti di giustizia e abbiamo bisogno di avere persone forti come voi che ci aiutano a tenere la mira sulle cose giuste. Io quello che posso dirvi è che mi impegnerò a portare ancora questo braccialetto perché è un impegno che sento dal cuore e spero di fare questa scorta mediatica.
perché penso che anche le persone forti abbiano bisogno, per usare un'espressione che lo riguarda direttamente, di essere accompagnati, nella speranza di poter venire un giorno a Fiumicello, anche come di tutti assieme, avendo passato il traguardo, che credo che sia l'augurio migliore che si possa fare. Intanto grazie. Adesso abbiamo ancora un altro video. Questo è di Carlo Lucarelli, che conoscete, scrittore, sceneggiatore, conduttore, che ha dedicato gran parte della sua vita anche proprio a... Quindi si chiama Misteri d'Italia. E a lui abbiamo Massimiliano Rossi, subito dopo, attore e regista, che è stata la voce narrante dell'audiolibro. Cose, ho detto bene? Fatemi sì con la testa, se no ecco, mi sconforto. Grazie, possiamo partire. Lo so che qui in Italia, per quanto riguarda verità e giustizia, siamo sempre stati un po' lenti. Sono misteri, o meglio segreti, che ancora rincorrono spiegazioni, responsabilità, come un romanzo giallo a cui abbiano strappato le ultime pagine. Anni, decenni, di più, ere geologiche. Stiamo ancora celebrando processi fondamentali per la strage di Bologna, che è avvenuta più di 40 anni fa. Per cui, potrebbe dire qualcuno, cosa saranno mai i 6 anni che sono passati da quando hanno ammazzato Giulio? Però, quando penso a Bologna, mi viene in mente il volto di Angela, con quella faccina così simpatica, così innocente, aveva 3 anni, e mi sento dentro un insieme di tenerezza, rabbia e senso di colpa per lei, perché è morta, e per questi anni senza verità e giustizia. E allora, anche il viso di Giulio, così simpatico e così innocente, con quel sorriso, che si ricorda chi non lo ha visto in un altro modo, ecco, anche il suo viso mi fa venire la stessa rabbia e lo stesso senso di colpa. Non siamo riusciti a proteggerlo, sia da vivo che da morto. E allora mi anni, neanche uno, neanche un giorno, senza verità e giustizia. E che se è vero, ecco, adesso basta. Basta. Ciao, mi chiamo Massimiliano Rossi, sono un attore doppiatore e ho prestato la mia voce per l'audiolibro di Giulio Fa Cose. Non immaginate quanto avrei voluto conoscere Giulio personalmente. Mentre registravo l'audiolibro che ne raccontava la vita e il dramma, sono cresciuti per me dei sentimenti così opposti che in qualche momento ho avuto difficoltà a non cedere all'emotività. Sentimenti di ammirazione e stima verso un ragazzo in gamba, curioso, aperto, un ragazzo generoso e allo stesso tempo una grandissima frustrazione per non averlo potuto conoscere personalmente. E poi un sentimento fortissimo di rabbia che cresceva ad ogni pagina quando raccontavo i dettagli del suo omicidio e una grande indignazione verso il governo egiziano per i depistaggi, per le falsità che hanno usato per screditare la reputazione di Giulio. Leggere il libro la prima volta e reinterpretarlo per l'audiolibro, leggendolo una seconda volta, è stata una vera e propria immersione nel mondo di Giulio Regeni, al punto che, pur non avendolo conosciuto personalmente, ho avuto quasi la sensazione che fosse un mio caro amico da sempre. Ecco, Giulio continua a fare cose anche in questo modo, a raccogliere amici vecchi e nuovi, come sta accadendo anche oggi. Io avrei voluto essere lì personalmente per ricordare un caro amico che mi manca, per Abba e Claudio, per ringraziare Alessandra per tutto quello che sta facendo, per ascoltare dalla voce dei suoi amici qualche ricordo in più di Giulio. Insomma, per alleviare una nostalgia strana che riguarda una persona che non ho mai incontrato, ma che in qualche modo mi è entrata nel cuore. Mi raccomando, non abbassiamo mai la guardia finché la verità non sarà emersa. Nessuno più di Giulio Regeni lo merita. Un abbraccio a tutti. Se mi fate ringraziare anche chi gestisce, so che la cosa, però io ho sta passione che anche della comunità, anche a teatro, chi ci dà le luci, i volontari che ci stanno assistendo, chi ci dà la voce, chi ci manda in diretta, magari ringraziamo e gli facciamo applauso anche a loro. Sostituire inocchiato davanti all'avvocato Ballerini, non per fare, ma perché le ho detto: ma chi è adesso Alessandra
che dialoga, e lei mi ha detto: ma sei scemo? Mi ha detto: sono io Alessandra. No, no, ha detto scemo perché per mortificarmi però sono messo male. Allora, adesso chiamiamo Davide Romagnoni, artista, illustratore, autore televisivo. Ecco la spiegazione, dialogherà brevemente con... Dove sta? Prego, vieni su. Paderini, giusto Alessandra? Buona sedia. Vi serve qualcosa? Buona sedia. Allora, la prendo anche io. Tolto anche la sedia, cioè voi capite che è un problema del paese drammatico quello della sedia. Abbiamo risposto, prego. Grazie. Davide non avrebbe bisogno di presentazioni, ma è narcisismo fatto uomo, ha tantissime qualità artistiche, ma non solo, ma detesta parlare di sé. E invece la storia che racconta Canza d'Egitto parla di una sua disavventura, quindi è costretto a parlare di sé, ma lo fa per parlare di noi e per parlare delle violazioni dei diritti che succedono in Egitto, per spiegarci, e ti chiedo di spiegarci, perché in vacanza in Egitto. Non dobbiamo andare in vacanza in Egitto perché siamo paladini dei diritti umani o per tutelare i nostri diritti umani. E dentro in quest'altra c'è differenza tra le due cose? Domanda più semplice, però no, allora sì, non, per quanto mi riguarda, un consiglio: non andare in vacanza in Egitto, cioè è un paese pericoloso, insomma. Quindi dove, insomma, c'è una dittatura, non è uno stato di diritto, e io da semplice turista, sono andato nel 2015 e sono stato arrestato, finito in carcere, insomma, quindi una vista piuttosto brutta. Adesso l'ho detto un po' così in generale. E quindi, insomma, non mi ricordo la domanda, cioè alla fine. Non bisogna andare in Egitto per difendere la propria incolumità o per difendere i diritti di tutti? Tutte e due, cioè scusa, tutte e due, cioè esattamente, sì, assolutamente tutte e due, confermo questa cosa. E allora, come vedete è timido. No, lui ha giustamente imparato, ha presentato il libro insieme e lo dobbiamo forzare a questo, perché lui ha imbarazzo a raccontare la sua disavventura che ritiene... rispetto a quella enorme di Giulio, no? A noi, no? E invece per noi è assolutamente necessario che lui lo faccia, no? Proprio perché, per quello che diceva Beppe all'inizio, no? Noi, Paolo e Claudio, dicono sempre che la battaglia che portano avanti è per Giulio e per tutti i Giuli e le Giulie, no? E non solo d'Egitto, ma anche quelli che ci vorrebbero andare in Egitto. Ecco. E per questo concetto, diciamo, di indivisibilità dei che è importantissimo che lui racconti la sua storia, no? Ed è importante anche per avere verità e giustizia per Giulio che lui racconti la sua storia, tanto per far perdere a chi ancora ne avesse di andare in Egitto, no? Ma non solo per punire il regime di Al-Sisi, appunto, ma come dire, per non rischiare la vita in un paese, perché se in un paese i diritti umani non vengono dati, non vengono tutelati di nessuno, no? E quindi però vinci la timidezza e raccontaci quello che ti è successo in quelle 36-48 ore in cui sei stato nelle National Security. Sì. Ok, ho vinto la timidezza, va bene.
No, dunque, diciamo che io sono andato in vacanza da il giorno, proprio il giorno prima che partissi per andare lì, era scoppiato era caduto un aereo russo che da Charlotte sarebbe dovuto andare a San Pietroburgo. E, all'inizio si pensava che fosse un cedimento strutturale, cioè un incidente, diciamo così. Invece il giorno dopo sono partito per andare in Egitto e un addetto dell'aeroporto di Sharm el Sheikh aveva messo una borsa proprio di quelli che mettono le valigie, diciamo, nell'estate. E quindi nel momento in cui poi sono entrato nel mio resort è scoppiata una tensione piuttosto evidente, ma non per me, che ero in questo clima un po' ovattato. E comunque a ricevere un messaggio dal miei amici giornalisti mi invitano a fare delle domande agli italiani lì in Egitto che sono più a tornare a casa, perché avevano bloccato tutti i voli, così io sarei dovuto partire ben dopo, quindi al momento non era un problema. E quindi sono andato all'aeroporto per cercare di intervistare, fare qualche domanda e aiutare questi miei amici giornalisti. Nel momento in cui mi sono avvicinato con telecamera e tutto, sono stato sequestrato dai miei. È iniziato quella che era la mia vacanza, meritata vacanza, piano piano si è trasformato, ma veramente con il contagocce, vacanza a una cosa sconvolgente, insomma. Per cui piano piano, con cattiveria, la situazione è cambiata, fino ad essere ammanettato, mi hanno lanciato addosso dei Kalashnikov, mi hanno messo in cella con un abbino nero di 2 metri. Eravate in cella? Beh, siamo stati in una cella a metà di questo, un quarto di questo palco, in 37, tutto il giorno, bere, non mi hanno fatto mangiare, interrogato 1000 volte dalla National Security, che sono i torturatori. E quindi che ero in vacanza e che mi sono trovato in una situazione del genere, quindi quello che anche che può succedere a tutti in un posto così, cioè basta non una foto, ma la prossima volta sarà qualcos'altro che vi porterà nelle mani di questi aguzzini. E niente, quindi allora, ci sono tre cose veramente che leggendo questo libro, io tutto il tempo mentre leggi questo libro, ovviamente. Ma c'è una frase a un certo punto, tu dici: la tua vita dipende da loro, no? E secondo me questo è un trauma monstruoso quando ti ritrovi di colpo, ti trovi di colpo che la tua vita dipende da altri, e da altri che sono palesemente cattivi, no? Poi c'era un altro aspetto, che quando ti interrogano, che tutto quello che tu sei viene usato contro di te, sostanzialmente. Verissimo. Che è la cosa che Paola e Claudio raccontano nel loro libro, no? Quando scendono al Cairo per cercare Giulio, tutto quello che era Giulio viene usato contro Giulio. Troppe lingua, troppi amici, no? Ecco. E se questi due aspetti ce li... Sì, assolutamente. Dovete immaginare che appunto quando si è sotto le grinfie di questi aspetti della tua vita diventa una prova di colpevolezza. Adesso faccio qualche esempio. Ho dovuto togliere dei dietro la schiena e quindi mi hanno spogliato e hanno visto queste cicatrici e dicevano che erano cicatrici di proiettili. Quindi in una cella ho conosciuto uno che e quindi mi ha dato il suo numero di telefono e il suo nome, ma su un foglietto di carta scritto con la cenere di sigaretta. E quindi avere questo bigliettino nel portafoglio
o in tasca, adesso non mi ricordo neanche, era diventato prova di colpevolezza. Il fatto che io sapessi dire due parole in arabo, cioè per loro le dicevo troppo bene, il fatto che non era vero, io ero stato al Cairo. E naturalmente magari diciamo un atteggiamento di tuoi confronti, magari dopo 30 ore che non mangi, che non bevi, che non dormi, che sei veramente a contatto con una sensazione di morte imminente, ti può far crollare, insomma. Magari dire palle, magari cercare di cambiare versione. Perché comunque hai di fronte qualcuno che non sta cercando di capire se è colpevole o no. Oh, sei colpevole, qualsiasi cosa. Quindi mi è andata bene. Insomma. Poi ti faccio un'ultima domanda. Questo libro è bellissimo. È scritto nella sua pesantezza, è scritto con ironia. Con autoironia e quindi nella pesantezza è leggibilissimo. Ti chiedo di raccontarci in sintesi come è finita questa disavventura e come ha vissuto la tua famiglia da casa il fatto che tu eri. Una volta liberato, che ero ancora in Egitto, ho ricevuto una telefonata di un agente, immagino, che mi ha detto: Davide, lei non deve dire niente e a nessuno. Naturalmente io ero appena tornato da un'ora nel ristorante, ho cominciato a raccontare tutto a tutti perché non ce la facevo più, quindi mi sono trovato un'ora dopo a cercare di tappare la bocca all'addetto all'entrata, eccetera. E quindi questa cosa che me la sono portata dietro, perché poi mi è di fatto successo anche qua una volta tornato in Italia, per cui sono stato zitto, diciamo. Lì avevo subito anche un sconvolto, è che in questi momenti di grande solitudine tu pensi di avere una famiglia che ti sta seguendo, che sta facendo di tutto per tirarti fuori. E invece io, quando sono tornato, sono andato dai miei, mi hanno detto: "Uè, Davide, com'è andata? Allora?" Cioè, quindi praticamente... Com'è andata la vacanza? Quindi... Perché hai capito che non sapevano niente. Ho capito, l'ho spiegato male, però non sapevano niente. E vi assicuro, quando sei nelle mani di questi qui, l'unica forza che hai è quella di pensare che c'è qualcuno che sta lavorando per te. E quindi questa cosa qui, meno male che non l'ho saputo, insomma, perché mi avrebbe veramente distrutto. E l'ultima cosa che ti chiedo, che a noi non genera stupore, ma tutte le volte che tu lo racconti, giustamente sì, e che sei stato invitato a non minacciato sostanzialmente, a non raccontare la tua storia quando tornavi in Italia, e che poi, dopo che l'hai fatto, hai avuto la chiara sensazione che eri seguito. Sì. In Italia anche. Ho subito pressioni per non parlare di questa cosa qui, poi invece, in verità, poi... La molla che mi ha fatto scattare il fatto di dover raccontare questa cosa qui, adesso tu dicevi anche dell'antinarcisismo, però comunque 2 mesi dopo il mio ritorno è successa la cosa di Giulio. Quindi è anche come dire, facile pensare che ci siano magari delle speculazioni, insomma, no? Quindi un po' quello, ma poi ho letto a un certo punto che l'ennesima frottola, diciamo, su Giulio, e allora insomma lì mi sono arrabbiato e ho deciso di parlarne, insomma. E in effetti poi, una volta fatto, mi è capitato, cioè, ho avuto questa netta sensazione
essere seguito con i pazzi, sta roba qua, no? Però io ho una persona particolare, un po' particolare, a Milano, che mi fissa due giorni dopo sotto casa, la stessa persona. E, per una cosa di fatto anche piccola, insomma, che cioè, io non nel senso, sono tornato a casa, eccetera, così, eppure sono dappertutto, non so come dire. E finisco con una frase tua. Tu dici la dignità è quella cosa che trovi in te quando cercano di togliertela. No? E... La dignità, sì, non ci pensiamo, ma veramente ci sono posti si vive senza dignità, la tolgono. E noi siamo fortunati perché non ce ne rendiamo conto. È come per i non assetati avere acqua. Dici, vabbè, c'è l'acqua, insomma, però dalla a un assetato, no? Allo stesso modo è anche la dignità, insomma, è così. Ti rendi conto di quanto sia importante quando te la tolgono, perché siamo fortunati, ma cioè non tutti, però, capito. Va bene, grazie. Grazie a voi. Grazie, sei. No, vedi che fa... Scusa, è un fuori programma, ma sono che... umana. Non che tu. Ma non riesco a star zitta. Allora, intanto ringrazio Davide in particolar modo perché insomma, intuiamo tutto cosa è stato. E quindi lo ringrazio perché ci dà, ahimè, la possibilità poi di amplificarla per quello che può essere successo e quello che sta succedendo continua avanti a tutti d'Egitto. Me lo diciamo. Volevo solo dire questo. Noi invece sapevamo, no, a un certo punto che Giulio era stato preso, no? E io, dopo Claudio ho fatto altre cose, ma insomma, mi sono trovata la sera del 27 e anche le sere successive a scrivergli su Gmail messaggi, come va, dove ti son, no? E perché noi sapevamo che non si trovava. E i messaggi da scrivergli erano quasi un codice, no? Che lui... eravamo, insomma, congiunti. E quindi, come dire, ti stiamo cercando. Ecco, che non stiamo cercando, perché ragionavo chissà dov'è. Se legge il computer, capisce che noi lo stiamo cercando e scomparso. Nello stesso tempo, quando siamo arrivati al Cairo, ho chiesto a nostra figlia Irene di farmi il profilo Facebook, che non l'avevo. E anche questo per me era come dare un segnale a Giulio, no? Ha letto perché rende mia mamma è su Facebook, quindi se mia mamma è su Facebook vuol dire che mi sta cercando. E grazie Davide, mi hai dato l'opportunità di raccontare questo. Scusa, non l'ho fatto prima, magari se posso salutare da qua anche Irene, che è qua con noi, che ci segue. Grazie. Allora, io ho una scaletta che è martoriata, guardate, io ve la do in diretta, diciamo, perché cambia di minuto in minuto. Tra breve sarò sostituito da Luca Negro, che è dell'associazione Corime, quindi sarete in mani migliori, più sicure e più salde. Ora lui mi suggerisce che vanno i video, che dovrebbero essere quello di Stefano Accorsi, che è stato con noi più volte, voi lo conoscete, attore, è stato con noi anche a Genova, ci ha portato la sua testimonianza, di una persona che io personalmente trovo di un coraggio infinito, che su Marwa Abubakar. Penso alle lotte di questi giorni con i braccianti di Foggia e con quello che è successo in quelle baracche. Poi c'è il video di Lorenzo Fieramonte, se non ricordo male è stato ministro dell'istruzione, no?
Ditemelo, questo mi hanno scritto. Allora, i primi due vanno? No. Voi vedete a che cosa mi espongo, perché io sto seguendo la scaletta. Ditemi. Se si può fare prima le letture e quindi se... Sì. No. No, ci dicono di no? No. Vedete, non è possibile? Vedete la trasparenza, c'è una dialettica delle posizioni e delle prestazioni. Allora, che cosa facciamo? Allora il video di Accorsi e poi del presidente Fico, è legato anche a Boubacar al video di Accorsi. Allora, Boubacar. Accorsi a Boubacar e il video del presidente, presidente Fico. Della Camera Fico. Perfetto. Giusto? Perfetto. Siamo d'accordo, possiamo andare? No. Che succede? Perfetto, andiamo. Buonasera a tutti. Ci tenevo in qualche modo ad esserci, anche se non posso essere in il teatro. Possano fare tanto, nel senso che possano aiutare a diffondere ancora di più, a raccontare ancora di più questa storia, perché non solo perché si arriverà e bisogna arrivare ad ottenere giustizia, perché la verità già si sa, ma perché queste cose non devono più succedere. Io credo che le nostre forme espressive possano in qualche modo portare un po' di supporto all'amplificazione di questa storia. E, ultimamente ci siamo incontrati anche a Genova recentemente, se no in alcune occasioni ci siamo visti da remoto e devo dire che quello che mi colpisce sempre, oltre a questo modo di porsi, è quel senso dello humor che continua e che continuerà sempre a portare avanti questa famiglia, ad accompagnare questa famiglia, perché è un modo che consente di forse di vedere le cose ogni tanto attraverso un filtro che le rende un pochino più non accettabili, un pochino forse un pochino più sopportabili, ecco. E questa cosa mi ha sempre colpito molto, mi ha colpito anche quando Paola ogni tanto fa delle affermazioni anche pubbliche, riferendosi in alcuni casi come quello dell'ambasciatore, fa delle battute, ecco. È veramente un approccio che forse sarà per anche mia origine familiare, io sento molto, molto familiare, ecco. Quindi al di là del fatto che questa è una storia che purtroppo tocca tutti noi, ma sarà anche questo modo che, non lo so, c'è qualcosa che mi fa sentire sempre vicinissimi. Lo so che sembra assurdo, è chiaro, anche di fronte ad altre tragedie siamo sempre tutti molto coinvolti e ci si empatizza con certe situazioni perché ci si proietta, ma questo loro modo di affrontare le cose è qualcosa che è molto unico, è molto particolare, insomma, e che mi colpisce tantissimo. Perché cara Paola, caro Claudio, care amiche e amici, compagni e compagni di Giulio, dobbiamo continuare a volare con le ali della curiosità, ali della curiosità che hanno fatto volare Giulio andando in giro per il mondo a riscoprire l'essenza, l'anima di ciò che siede nella curiosità stessa. Ma la curiosità ci deve accompagnare oltrepassando l'ostacolo che si intrappone tra la ricerca della verità per ridare un'anima a ciò che dovrebbe consistere nell'operato di uno Stato. Ma le stesse ali della curiosità continuano ad animare l'operato di persone, giovani, in giro per il mondo, alla ricerca di una speranza di vita. Alcuni affrontano il mare, mentre alcuni Stati decidono di alzare i muri dell'indifferenza e alcuni abbracciano la morte, mentre alcuni stati
alcuni governi hanno deciso di trasformare quelle vie verso la speranza, reggendo i muri, militarizzando confini. Ma è la stessa dimensione delle ali della curiosità che stanno animando attivisti, giovani di qualsiasi età, di qualsiasi provenienza, a affermare il senso della dignità umana. La nostra missione è quella di portare avanti queste ali che devono volare, andando alla riscoperta dell'umanità, della dignità, dei diritti, della salvaguardia della comunità umana. Questa è la nostra missione. E all'interno di questa missione vogliamo riuscire a ridare senso alla parola Stato. La ricerca della verità non può essere abbracciata dentro una dinamica senza orizzonte. Bisogna schierarsi, o si sta dalla parte delle ali della curiosità, dell'umanità, della dignità, e Giulio era schierato, o si sta dalla parte dell'omertà, del silenzio, del non dire, che vuol dire alzare quei muri dell'indifferenza, dell'omertà. Lo Stato non può stare da quella parte. Tutti insieme per affermare il senso della dignità umana. Del Ministero della Lega, della Ricerca e dell'Università per far sì che. Buongiorno alla famiglia di Giulio Regeni, all'avvocato Alessandra Ballerini e a tutti coloro che sono con noi oggi. Ho avuto modo di interagire con la famiglia di Giulio quando ero ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Vedete, anche io ho cominciato la mia carriera accademica come un giovane ricercatore. Mi sono trasferito dall'altra parte del mondo a lavorare, tra l'altro, in paesi africani. E a fare molti studi che avevano a che vedere con la giustizia sociale, lo sviluppo locale, la società civile, i diritti delle persone. Per questo mi sono sentito sempre molto vicino alla passione di Giulio e a quello che cercava di sviluppare le sue ricerche. Da ministro ho avuto modo, come dicevo, di interagire con la famiglia ed ho subito pensato che il Ministero dovesse in qualche modo prendere una posizione, riuscire a far sentire la propria voce anche dal punto di vista della centralità della formazione della ricerca. E quindi, di accordo con la famiglia, decidemmo nel 2019 di dare vita ad un'iniziativa legata ad un premio per la ricerca di giovani ricercatori e ricercatrici, legato proprio a quei, a quelle discipline che erano tanto care a Giulio, la società civile, la giustizia sociale, i diritti umani. Realizzammo questo premio Giulio Regeni proprio per ricordare il sacrificio di Giulio, ma anche per ricordare le sue passioni, i suoi interessi, quello che, tutto ciò che aveva messo all'interno della propria attività accademica. E sono contento che il Ministero abbia, anche se con un po' di ritardo, diciamocelo chiaramente, purtroppo queste cose accadono nella burocrazia italiana, accadono purtroppo molto spesso, abbia dato vita, abbia realizzato questo bando e che ci siano state, che è quella di quest'anno, tantissimi ricercatori e ricercatrici italiane che hanno partecipato. Ecco, la famiglia lo sa, l'avvocato Ballerini lo sa, mi sono speso molto in questi anni affinché il processo fosse più celere e più efficiente possibile. Un po' mi rammarica il fatto che, questo lo sono venuto a sapere nelle ultime settimane, ci siano state delle incomprensioni, lasciatemi usare un eufemismo, dovrei utilizzare una parola molto più forte, ma chiamiamole incomprensioni per ora, tra l'apparato amministrativo del Ministero e la famiglia di Giulio. Io sono subito intervenuto qualche settimana fa per l'amministrazione del Ministero della Ricerca e dell'Università per far sì che invece questi problemi si risolvessero e che la prima edizione del premio potesse essere davvero un momento di celebrazione, un momento di ricordo, anche un momento di nuova energia per rinvigorire attraverso appunto la memoria di Giulio la passione di tanti giovani ricercatori, tanti giovani ricercatrici, tanti studenti. Io mi sono molto convinto e spero che nelle prossime settimane possa esserci un totale
dell'iniziativa e che possa vedere coinvolta la famiglia di Giulio nella centralità del percorso di selezione. Questo è davvero molto importante, ma non è sufficiente ovviamente. Io mi auguro davvero che sia un primo passo per fare materiale e dell'attività governativa un percorso diverso, per realizzare un percorso diverso. È fondamentale che non solo si faccia, come ben sapete, insomma, si faccia luce sulla vicenda del percorso giudiziario, ma anche che il governo, questo e se non quello che l'ha preceduto, purtroppo lo seguirà, faccia sentire la voce del nostro paese, insomma, si faccia rispettare per il nome di Giulio, per il nome di Patrick, per il nome di tanti altri, per tutti coloro che non hanno la possibilità di dare voce alle proprie volontà, alle proprie richieste, ai propri diritti e che si trovano costantemente in una posizione di svantaggio. Io sono molto convinto che anche la scienza, anche la cultura, anche l'istruzione, soprattutto l'istruzione, possono fare una differenza nel sensibilizzare tante persone su queste tematiche. Mi dispiace non essere lì con voi oggi di persona, ma vi assicuro che la vicenda di Giulio, che lui rappresenta per tutti noi, anche per coloro che hanno dedicato alla ricerca scientifica, alla passione, tutta la loro vita, è centrale negli sforzi di tutti noi, tutti i giorni. Buonasera a tutti. In casa. Buonasera a tutti. Moltissimo non essere lì con voi. Buonasera Paola, buonasera Claudio, buonasera Alessandra e a tutta Fiumicello, che mi mancate. Per me ormai quello è un appuntamento fisso a cui non voglio più mancare, ma purtroppo questo è un tempo infame e siamo costretti così. Non voglio più mancare perché ho pensato a quello che avrei dovuto dirvi. In questi 5 anni, perché ci vediamo da 5 anni a Fiumicello, se c'è una caratteristica che questa serata è che non succede mai qualcosa di banale, perché Giulio fa cose, ma evidentemente non fa mai cose banali. Ogni anno c'è un atto e ogni anno c'è un pezzetto da aggiungere a una storia. Io lo dico, lo ripeto, ne sono fermamente convinto. Ha una storia, con tutto il rispetto, non è una storia che riguarda Paola, Claudio, non è una storia che riguarda la vostra comunità, o meglio, non riguarda soltanto voi, ma evidentemente riguarda tutti quanti noi. Riguarda tutti quanti noi perché è qualcosa che attiene alla democrazia del nostro paese, alla nostra libertà, ai nostri diritti, e di cui Giulio, suo malgrado, si è fatto testimone. Ogni anno, il 25 gennaio, ha aggiunto pezzi a una storia che 6 anni fa sembrava impossibile scrivere al punto dove siamo arrivati. E invece siamo arrivati, però non è abbastanza. E allora, se Fiumicello aggiunge pezzi, io vi voglio parlare invece di quelli che in questi anni voglio provare a fare il mio lavoro. E vi voglio parlare di quelli che in questi anni i pezzi hanno provato a toglierli, per fortuna senza riuscirci. E quelli che hanno provato a toglierli in questi anni i pezzi sono gli stessi che hanno sequestrato, hanno torturato e hanno ucciso Giulio. E voglio partire da un punto. Erano i primi giorni di febbraio di 6 anni fa, praticamente 6 anni fa, e io ero al Cairo. Ero andato al Cairo perché Repubblica mi ci aveva mandato per seguire, per cercare di capire cosa stesse accadendo. Si sapeva molto poco. E fummo convocati con una grande cerimonia, attraverso l'ambasciata, una conferenza stampa da parte dell'allora ministro degli interni, che si chiamava Abdel Gaffar. Arrivamo attorno a questo enorme tavolo, c'eravamo io e gli altri colleghi italiani, e con un piglio deciso, quando dico deciso uso un eufemismo, dovrei dire minaccioso, perché tale era,
Gaffar ci intimò di non scrivere mai più che nell'omicidio di Giulio ci potesse essere in qualche maniera un coinvolgimento dei servizi di sicurezza. Ci intimò di non scrivere mai più che i servizi di sicurezza egiziani avessero avuto non solo un ruolo nell'omicidio, ma mai a che fare con Giulio. Ci dissero Giulio Reggeni non era nel database, noi non sappiamo chi fosse, non sappiamo chi era, dunque non sappiamo chi e perché l'ho ucciso. Ecco, quella conferenza di Ghio Gaffar fu in realtà la prima di un elenco infinito di bugie con il quale noi siamo stati costretti ad avere a che fare in questi anni. Un elenco infinito di bugie che troppo spesso viene dimenticato, perché, guardate, parliamo di un rapporto affettivo, di un'amicizia, di un amore. Se il nostro interlocutore ci mente costantemente, senza nessun tipo di vergogna, che tipo di relazione si può avere con questo tipo di interlocutore? Che tipo di interlocuzione avreste con un amico che mente sempre, con un collega che mente sempre, con un fidanzato, con una fidanzata? Mentono in continuazione, lo fanno scientemente. E lo fanno su argomenti fondamentali. Ora, nel corso, io sicuramente salterò qualcosa, mi dovete scusare, Alessandra, Paola, Claudio, voi stessi ricorderete qualcosa in più. Hanno detto di Giulio che era stato ucciso per motivi di droga, che sono stati sfigatissimi, perché hanno stato uno dei pochissimi ragazzi che sono stati proprio sfigati. Giulio si è dovuto difendere anche da quella infamia, per motivi di droga, per motivi di sesso, per motivi di lavoro. Hanno detto che era stato all'inizio, io me lo ricordo, nelle ore immediatamente successive, che era stato un incidente stradale. Poi hanno detto che chissà chi era stato, che era stato un altro paese estero che era arrivato. Poi hanno detto che erano stati i fratelli musulmani per mettere in cattiva luce il governo egiziano. Poi hanno ucciso 5 innocenti, è una tremenda, soltanto a poterla ripetere. Poi hanno provato a fare pressioni sulla loro stampa, perché io lo ricordo quei giorni, un giorno sì, un giorno no, mentre noi eravamo al Cairo, un giorno sì, un giorno no, c'erano trasmissioni che davano rivelazioni, promettevano rivelazioni sul caso, sulla vicenda, assolutamente false. E tutto questo succedeva mentre cercavano disperatamente di capire noi che lavoro facevamo. Tutti siamo stati seguiti, ma seguiti non in maniera leggera, tutti siamo stati seguiti affinché non facessimo il nostro lavoro. Tutti quelli che in questi anni hanno cercato di aprire una breccia, di fare il proprio dovere, hanno avuto pressioni. Buonasera a tutti, volevo dirvi che mi dispiace moltissimo non poter essere lì con voi a Fiumicello. Sapete bene quanto io ci tengo ad essere lì ogni anno, un momento che reputo denso, forte e importante. E saluto di cuore Paola, Claudio e Irene. Sono 6 anni che Giulio non c'è più e ci manca davvero tanto. Io ribadisco